Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi, con grande gioia e un po' di emozione, ci ritroviamo oggi qui. Li pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua, guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Efatà, cioè ieri, liturgicamente, la Chiesa ha ricordato la Natività di Maria. Una volta entrati in questa Chiesa, gloriosa di Maria, ci viene indicata la speranza di vivere. Come mai questo percorso in questa Chiesa? È probabilmente il più antico di questa chiesetta. Rappresenta l'incoronazione di Maria in cielo. Per questo, ma storicamente fedele, vogliono aiutarci a comprendere questo percorso. Chi è già entrato in questa chiesa, non richiama il vero destino del il mistero di Cristo. Ed ecco il mio quadro. Trovo molto suggestivo quel distacco che c'è tra l'ultimo quadro e i quadri precedenti. Questo spazio qui, vedete, bianchissimo, senza nessuna decorazione. Nello spazio che separa questi quadri si trovano due elementi molto importanti: l'ambone e l'altare. Nella struttura dell'ambone, se guardate bene, di sotto c'è la lettera A dell'alfabeto greco, che indica inizio. Questo segno vuole sottolineare che il mistero che qui possiamo contemplare non è di nostra invenzione o immaginazione, non è neanche un pio desiderio dell'umanità che non sa che cosa l'aspetta dopo questa vita, ma è una conoscenza che Dio stesso ha comunicato all'umanità attraverso il suo Figlio. Per questo nell'altare troverete la croce mariana. Essa sottolinea che il garante di questa storia non è solo la parola che è giunta fino a noi, ma una persona che ha pagato con la sua vita la verità di questa parola. Non solo, lui vivente nella storia, perché risorto, è incontrabile anche oggi nel mistero che si celebra su questa tavola. Maria è la persona per eccellenza che ha accolto nella vita quel mistero. Per questo nell'altare la sua croce. Come vedete, questi cinque misteri che ci accompagnano dalla porta della chiesa al presbiterio ci indicano come una persona può arrivare alla gloria del cielo. Entrare nella chiesa cristiana vuol dire entrare nel mistero della risurrezione per poter raggiungere la gloria per la quale ogni persona ha ricevuto il dono della vita. E voglia il cielo che ogni persona che visiti questa bella chiesa ritrovi questa consolante speranza. E l'ultima considerazione. Nel quadro centrale vedete questa sorprendente finestra blu che sembra aperta e crea una prospettiva del futuro. Nel suo complesso il quadro
sembra non finito. Ci suggerisce che ognuno di noi può occupare quello spazio vuoto che si apre se si apre come Maria al mistero di Cristo. Ciò che Maria ha già raggiunto, anche tu puoi raggiungerlo. Questo quadro, quella quasi storia che io ti ho raccontato, o le cose luccicanti che il mondo vi propone, però queste cose luccicanti, vedete, non raggiungono lo scopo, stanno a sé. Per questo il Santo Padre, parlando ai giovani, ha detto: non lasciatevi scoraggiare da coloro che, delusi dalla vita, sono diventati sordi ai desideri più profondi e più autentici del loro cuore. Avete ragione di non rassegnarvi a divertimenti banali, a mode passeggere e ai progetti riduttivi che fanno guadagnare soltanto i furbi. Se conservate grandi desideri per il Signore, saprete evitare le mediocrità, il conformismo e la indifferenza religiosa così diffusi oggi. Ma la cosa ancora più grande, non farete tremare e piangere i cuori dei vostri genitori e dei vostri cari. Pensate, perché qui migliaia di magadinesi, e non solo, ritrovavano la speranza per affrontare la loro vita. E quei valori fondamentali che hanno caratterizzato l'impostazione della vita delle nostre famiglie, esso parla e parlerà ancora a lungo, perché appena arriva. Я просто хочу, чтобы вы были в курсе, что я буду говорить, и я просто хочу, чтобы вы были в курсе.